Dunque, siamo all'ultima presentazione, ci stiamo preparando a mostrarvi l'ultima presentazione di questa sessione. Il titolo è Studio del terroir della Chaquetra con Grass, comparazione con la Valle del Douro, sì, e proposte di sviluppi futuri. Presenta Innocenti, e il lavoro è stato fatto assieme anche a Marin, Salmona e Brancucci. Prego. L'esperienza in Portogallo e nelle Cinque Terre mi ha portato a contatto con due paesaggi viticoli terrazzati, entrambi paesaggi protetti dall'UNESCO e produttrici di due vini riconosciuti a livello mondiale, che sono lo Chaquetra, che è un vino passito ligure prodotto nelle Cinque Terre, e il Douro, prodotto nella regione demarcata del Douro in Portogallo. Questi due paesaggi, dal punto di vista ambientale, culturale anche, sono per molti aspetti simili. Sono paesaggi terrazzati dove l'uomo da sempre ha disegnato i rilievi per poter poi di conseguenza sopravvivere e coltivare. Ci siamo chiesti quale può essere il futuro delle Cinque Terre, dal momento che essere paesaggi protetti dall'UNESCO implica un'attenzione particolare al mantenimento di questi paesaggi, che dovrebbero essere per definizione evolutivi e vivi, nel senso che dovrebbero mantenere delle trasformazioni ed essere al passo coi tempi. Gli indirizzi programmatici previsti dal progetto prevedono quindi di ampliare l'area vitata delle Cinque Terre, che sta via via riducendosi, aumentare la visibilità a livello internazionale e le entrate economiche per il Parco delle Cinque Terre, favorire il ripopolamento delle Cinque Terre, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'identità del luogo, perseguire la sostenibilità e garantire la qualità percettivo-sensoriale d'insieme del paesaggio. Tutto ciò è stato fatto guardando con un occhio critico nei confronti delle Cinque Terre nel Douro, perché mettendo a confronto due paesaggi diversi può permettere l'uso di tecniche innovative. Questi sono i vini, abbiamo preso come riferimento alcune marche di vini Sandeman e quella della cooperativa Cantina Sociale per confrontare i prezzi, e possiamo vedere come e fare alcune considerazioni. Il vino Chaquetra viene venduto al litro a 130 euro, mentre invece il Porto parte per essere venduto dai 5 euro fino alle 200 euro in base alla qualità. Tutto ciò dipende dalla quantità di vino prodotto. Infatti la regione del Douro è un'area che occupa circa 250.000 ettari nella regione nord del Portogallo. Quella delle Cinque Terre solo occupa 4.200 ettari, e questo praticamente mette in relazione la quantità prodotta di vino e quindi un prezzo sul mercato. Sono entrambi paesaggi mediterranei, dove le caratteristiche della temperatura, della pluviometria e del suolo hanno portato a generare dei sistemi viticoli che da sempre sono stati sfruttati per la sopravvivenza delle popolazioni. I piani del parco delle Cinque Terre e il PIOT nell'ADV sono due piani che pretendono gestire queste aree protette, anche se nelle Cinque Terre attualmente il piano del parco non è disponibile visti gli ultimi scandali che ci sono stati. Queste aree protette della regione demarcata del Douro e quella delle Cinque Terre si trovano in prossimità di altre aree vincolate, protette a livello europeo, ZPS, CITES e habitat naturali. E il valore di queste aree è dovuto anche al fatto di essere inserite
in un sistema globale che comprende acqua, strutture amministrative e strade. Possiamo vedere come questi due territori abbiano una dimensione molto differente uno con l'altro. E queste due mappe sono in scala. L'area delle Cinque Terre è decisamente più piccola, ma il comprensorio della Liguria, in particolare della zona di La Spezia, vede una diffusione della viticoltura in più ampia scala. Grazie a GRAS e a GIS e grazie a GRAS e a Quantum siamo riusciti a fare un'analisi territoriale delle caratteristiche comuni, delle differenze tra i due paesaggi culturali protetti, così da poter evidenziare quali sono le caratteristiche che maggiormente influenzano per la produzione di uva, per poi avere dei vini prodotti sul mercato. La cartografia di base utilizzata sono i DTM a risoluzione 40 forniti dalla Regione Liguria e quelli scaricati dal sito SRTM per quanto riguarda il Portogallo, la carta dell'uso del suolo dei vari territori. Grazie a GRAS abbiamo all'inizio analizzato queste mappe che abbiamo prodotto per poi fare delle considerazioni e dei confronti tra le Cinque Terre e la regione demarcata del Douro, per vedere quali siano principalmente le differenze. Per esempio, non so, per quanto riguarda la zona montuosa delle Cinque Terre e quella del Douro, possiamo vedere come la superficie a quote molto più elevate si incontri nel Douro piuttosto che nelle Cinque Terre, o piuttosto le esposizioni nella zona e le pendenze, dove la zona delle pendenze nelle Cinque Terre è molto più accentuata rispetto che al Douro. Queste sono le esposizioni e questo invece è l'uso del suolo che mostra come Thank you.
La vicinanza dei terreni alla strada permette una facile meccanizzazione, man mano ci allontaniamo più è difficile meccanizzare. Stessa cosa vale per il tessuto residenziale e quindi abbiamo fatto una tabella di sintesi dei vari valori e grazie a Grassa abbiamo riclassificato le nostre mappe andando a dare un punteggio, quindi calcolabile poi alla fine facendo una sommatoria delle varie aree. Abbiamo creato una mappa di sintesi della zonazione qualitativa a fini produttivi e una mappa di sintesi della zonazione quantitativa ai fini produttivi, per poi fare una sintesi delle due. Sono visibili delle aree dove le aree viticole dal punto di vista qualitativo e quantitativo potrebbero produrre ottimi vini. Abbiamo preso in considerazione poi un'azienda, l'azienda agricola La Polenza, per fare uno studio sui suoi territori. E invece per quanto riguarda le tecniche di trasformazione dei versanti, abbiamo preso in considerazione quelle del Doro, che da sempre si sono innovate e hanno inventato diverse tecniche di terrazzamento, per esempio la vigna ritocchino, la vigna a ciglioni erbosi, a ciglioni stretti, a microciglioni e a quella a gabbioni e quella a muri a secco. Questo lavoro ha portato a creare degli scenari evolutivi futuri per le aree delle Cinque Terre, mettendo in relazione la classe di zonizzazione, perciò dalla A alla F, e dei differenti sistemi. Per esempio, qui abbiamo evidenziato come sia più importante intervenire nelle zone già franate delle Cinque Terre, dove i terrazzamenti sono franati. E abbiamo quindi diviso in base alle pendenze e abbiamo scelto quale metodo di sistemazione del versante utilizzare. Al che lo scenario evolutivo futuro possibile è stato quello di recuperare le aree terrazzate ancora visibili, per poi passare a una trasformazione delle aree di classe A e B, cioè quelle migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo per la produzione di vigneti, e infine quelle delle classi C. Questo ha portato quindi potrebbe portare le Cinque Terre a una rivoluzione completa del suo territorio, nel senso che con un criterio, con una logica. Interessa le aree franate. Possiamo vedere come l'area in rosso si avvicina a delle aree franate. Quindi abbiamo proposto per questa azienda agricola un'implementazione del suo spazio viticolo, andando a interessare la zona franata, e poi nella parte gialla si può vedere un'area terrazzata abbandonata ma comunque visibile. In questa maniera si può porre un accorpamento viticolo per l'area azienda agricola Polenza, che passerebbe da quest'area di 2 ettari a 5. Fondamentalmente la zonazione che abbiamo proposto mira a migliorare la gestione della produzione viticola. Può essere utilizzata a diversi livelli, sia a livello del disciplinare per gestire e valorizzare i vigneti, sia a livello delle unità di produzione per la gestione enologica, sia a livello delle imprese, delle parcelle del vigneto per la gestione agroviticola, per le scelte che poi andranno fatte a livello di comportamento della pianta, scelte di impianto e modalità di gestione particellare. Grazie. Ci sono domande? Grazie per la presentazione. Ce n'è una. Solo un'informazione riguardo a una delle ultime slide quando faceva vedere la possibile sistemazione sui versanti. È stata basata solamente sulla pendenza? No, assolutamente. Oh. Per quanto riguarda, lei si riferisce a queste mappe? Ecco, perché leggevo qua pendenza da 30 a 45, da 45 a 50, e quindi...
No, la zona... La soluzione, quindi solo sulla base della pendenza, sembrerebbe da questa slide. No, questa slide mostra come un sistema di terrazzamento differente possa essere usato in base alla pendenza. Perciò io prima venire e identificate le aree avrò metodi diversi di sistemazione del versante in base alla pendenza. Perciò le vigne più maggior pendenza abbiamo proposto di usare i gabbioni stile Maccaferri per ripristinare i muretti a secco, mentre invece nelle vigne con pendenze inferiori si potrebbero utilizzare soluzioni differenti ed è per questo che è stato diviso in base alle pendenze per risistemare il versante. Perciò potremmo usare ciglioni inerbiti oppure vigna ritocchino e questo identifica... Però andrebbe valutato un pochino caso per caso, no? Andrebbe potrebbero esserci situazioni profondamente diverse, non basate quindi, ripeto, solo sulla pendenza, no? Cioè dire che in questa situazione di pendenza posso usare le gabbionate e di qua no, è riduttivo. No, in generale io posso usare... Le gabbionate è un sistema sicuro e molto più solido, diciamo, rispetto al sistema microciglione che non potrebbe... può dirlo a priori, hai capito? Cioè... A prioristicamente dire questo non è vero, proprio non è vero. Lei propone... Quindi in certe situazioni vanno bene i gabbioni, in altre situazioni no, ma non può essere, ripeto, basato solo sulla pendenza. È un consiglio, non è una critica al... Ecco, magari attenti, secondo me, in situazioni del genere, a proporre delle soluzioni che siano un po' a prioristiche, basate solamente su un elemento che... non regge da solo, ecco. Di sicuro nel Doro lavorano in questa maniera, nel senso scelgono un'area e scelgono come sistemarla in base a tanti fattori, il suolo, se è un suolo più fragile, più franoso o meno, però comunque scelgono in base alla pendenza del versante, se un'area sarà da sistemare come microciglioni o altro. Grazie. Ci sono altre domande? Una piccola domanda, sempre una precisazione, l'aspetto pedologico, no? Al di là del geologico, ne avete tenuto conto? Le mappature abbiamo preso in considerazione la carta geologica della Liguria e abbiamo evidenziato come differenti suoli possono portare a differenti sviluppi della pianta, perciò i coliti per esempio non sono state prese in considerazione, abbiamo dato un punto a identificare le vigne sarebbero cresciute con più problemi o in altri sistemi. Okay. L'aspetto pedologico è in corso dopo? Ha in corso? Siamo ancora psicologo, quindi il modello prevede che naturale piccole dedicate all'agricoltura, quindi no, in realtà le Cinque Terre andandosi via abbandonandosi erano tutte una volta agricole, quindi noi se andiamo a fare un modello per questa zona le possiamo riconsiderare come zone agricole tutte. Quando ci sono dei sistemi boschivi che ne abbiamo evidenziato, se il sistema, in base alla tipologia di foresta, perciò se la foresta di pini potrebbero essere sradicati con più facilità, punteggi differenti. Bene. E da lì anche le mappature risultano molto differenti in base a questo valore. Grazie. Se non ci sono altre domande. Direi che allora possiamo chiudere questa sessione quasi in orario. 5 minuti. Bene, allora c'è un coffee break, quindi ci vediamo.